Bonjour, bonjour, siamo a Praga! Mi avete chiesto più vlog e Nicole fa più vlog. Vi faccio subito vedere la nostra stanza, ci siamo appena alzati. La stanza è qualcosa di meraviglioso, ma tutto l'hotel è qualcosa di meraviglioso, devo dire la verità. Ho un patato che ancora dorme! Oh, buongiorno patatoncolo! Ciao! Ti piace la stanza? Cosa ne dici? Vero? Stupenda. Qui abbiamo anche una specie di piccolo balconcino. Vi faccio vedere. Tutto. Oggi è una splendida giornata. Speriamo che duri il tempo, perché dovete sapere che quando siamo arrivati c'erano 6 gradi e il diluvio universale. E mi ho pensato di essere in Siberia più che. Sì? I gradi rimangono quelli, Ah, secondo me. grazie, grazie. A Tomas piace il freddo, dovete sapere. Io, cioè, io detesto, detesto. Perché quando fa freddo, Tomas è tutto contento. Dovete sapere che stiamo anche cercando una casa, insomma, nuova, grande. E lui cerca la casa dove fa più freddo e nevica di più. Grazie, patato. Vi faccio vedere il resto della stanza. Finestrella minuscola. Questo armadio. Tutto dorato. Qui c'è tipo la TV con della vodka. Che pensavamo fosse vodka, in realtà è acqua. E poi qui c'è il bagno. E qui ci sono un sacco di prodotti Dermacol che mi hanno fatto trovare in stanza quando siamo arrivati. È stato molto carino. Balsamo labbra, questo che è caduto. Hanno molte robe carine. Mi piacciono tutte le cose che hanno, che sono profumate. E poi un sacco di cose che ancora devo provare. Mi hanno dato anche dell'acqua micellare. Amo, amo, perché uso litri. Mi strucco solo con questa praticamente. E niente, sono ancora troppo felice e incredula di non avere più l'extension. Devo finire di asciugare i capelli perché sono ancora umidi. Prepararmi e poi andiamo a colazione. Perché dovete sapere che le opzioni erano due. O dormivamo decentemente. O andavamo a fare colazione, noi abbiamo scelto di fare colazione. Scusa, stavo inquadrandoti in mutande. Tommaso ha scelto di andare a fare colazione. Che cosa dici a tua discolpa? Sono molto contento di andare a fare È ieri che ti sei mangiato tutti i cioccolatini che ci hanno fatto trovare in camera? Io non ho parole. Una cosa vi devo far vedere. colazione. Non ne sono ancora Tarà! rimasti Ho contento. comprato una figata da Valentino, vi farò vedere cos'è. Anche Tommaso ha fatto un po' di shopping questo in aeroporto, dobbiamo ancora andare a vedere che cosa c'è qua a Praga, ma ci hanno detto che c'è una via molto interessante con tutti i negozi più carini. Guardate questo lampadario, che figata è! Lo voglio anch'io per casa. Niente, adesso mi preparo, noi ci vediamo dopo. That there is no preservatives. There is no preservatives, no parabens, no preservatives. And it's really high pigmented. It's more than 50% of pigment. And so you need to really work well with it, because if you don't distribute on your skin, it's kind of mask effect. And if you distribute it well, it has really good covering effect on big defects on the skin. A lot of whitening, because they can really change the color of the skin with the makeup cover. In fact, the first production in the film, it was also green and red. Green was used for like actors who were playing Voltrumans, and red was used for devils. So it was in many colors, but for civil people it was done in 10 shades already at that time. Now we are selling about 13 shades, but we are always developing new and new shades. So every year we are putting 3-4 more shades. A lot of bases, you will see them in the shop. So practically here is the corrector, and here is the foundation. I will let you try it. And the base is also very nice. You can see the texture, and it's a triple thing. We always recommend to use the base, the foundation, and the fixing powder, which is called selfie makeup. And selfie makeup is a special foundation that combines two parts. The first part is a base, and the second part, it's a foundation approach. And I only tell you detail about it because I'm riding horses, and my first horse was named Noblesse. So this is also the reason that we have this, as selfie was
inspired by social media. Tomas ci teneva a farvi vedere questo suo splendido giubbotto comprato da Diesel in aeroporto. Noi neanche arrivati a Praga già abbiamo fatto shopping. Girati, fa un giro, fai vedere com'è. Ta-na, guarda che è arrivato l'ascensore, ciao patato. Tomas lascia in posa. Oggi siamo tutti e due con la giacca di pelle nera, sì, ma se non strucchiamo il botone. Siamo tutti e due con la giacca di pelle nera. Io ho questa maglietta di River Island con tutte queste toppe. C'è anche un rossetto. E anch'io c'ho sotto la camicia rosa. È vero, siamo in pandan. Pandanone, sì. Dammi un baciotto. E vogliamo parlare. Allora, a parte che io spero che non ci abbiano già lasciati qua, perché tipo dobbiamo andare al negozio Dermacol. Ah no, ok, c'è ancora qualcuno di Chloe. C'è ancora qualcuno di conosciuto, quindi non ci hanno abbandonati qua. Vogliamo parlare di come Tomas. Allora, a parte che guardate la bellezza di questo hotel, io non riesco a capacitarmi. Io voglio un soggiorno così a casa mia, cioè voglio questo lampadario e voglio un soggiorno così, pupetto. Adesso che ci stiamo facendo la casa, io voglio una roba del genere, ok? Cosa ne dici tu? Ti piace? Un piccolo? Basta. Hello, buongiorno. Hello, hello. Buongiorno. Come stai? Bene, grazie. Benissimo. E vogliamo parlare di come Tomas parla in sloveno e si fa capire. È fantastico, perché qui a volte se parli sloveno con un mix di croato, i ciechi ti capiscono. Sì, è vero. Ieri ci hanno risposto. Sì. Sì, dai, andiamo. E lì a teatro abbiamo chiesto alla tipa, ma perché tutti i cappotti erano appesi? No, Tomas gliel'ha chiesto in croato e lei ha risposto, abbiamo anche capito la risposta. Cioè, è fantastica sta cosa, vero? Yeah, no? Yeah. E cioè, tanta roba si capisce dallo sloveno. Beh, questa, qui abbiamo fatto colazione stamattina. No. E questa è l'uscita praticamente, pianoforte, veramente cioè tipo l'hotel più bello che io abbia mai visto, credo, era uno degli hotel più belli, forse anche sì. Più bello di quello di Parigi. Adesso usciamo e andiamo verso lo store Dermacol. Io sono tanto contenta che mio pupetto sia qua perché mi fa divertire un sacco. Andiamo pupetto. Stiamo camminando verso lo store Dermacol. Che bello. Questo è il centro commerciale a Praga dove vendono Dermacol. C'è lo store. Andiamo a vedere, anche se non vedo l'ora di esplorare la città perché è bellissima. Eccoci, siamo allo store Dermacol per la felicità di Tomas. Io sono gasatissimo. Sei gasatissimo? Mi fa piacere. Cavoli, hanno un sacco di prodotti però, eh? Sono molto famosi in Repubblica Ceca. Ci hanno fatto scegliere tutto quello che volevamo dallo store e Tomas si è fatto prendere la mano e si è preso 3 creme per le mani e 4 balsami labbra. Io non ho parole, ha svaligiato, io non ho parole. Mi ha detto che avrà le labbra così perfette il prossimo anno che non le riconoscerò più. E questo è tutto l'ambaradan di roba che noi ci portiamo a casa. No, che noi ci portiamo a casa, non che noi, che tu ti sei presa a portare a casa. E tu non hai preso niente? Bugiardo! Giusto 4 labelli! Bugiardo patatà! Giusto 4 labelli! Non sono labelli! Tomas si chiama tutti labelli! Tara, e c'era già il mio nome su in realtà, fantastico, si sono portati avanti, anche la borsa è fichissima. Io in realtà non vedo l'ora di andare a pranzo. Qui stanno tutte impazzendo per i trucchi, ma anch'io, ma noi siamo stati rapidi, veloci, indolori, adesso abbiamo fame. Adesso andiamo in quel negozio giusto. Dopo andiamo nei negozi giusti, sì sì. Finalmente siamo venuti a pranzare, guardate questo ristorante, quanto è magnifico, cioè, meraviglioso. È tipo un misto tra cucina ceca e francese. Questo è il primo in realtà, perché l'antipasto ce lo siamo già mangiato a record di velocità. E sono tipo patate con verdurine, questo cos'è? Secondo te spinaci? Deve essere? Non lo so, forse i miei spinaci li mangerai tu, ma vi aspetto. Com'era la zuppa di zucca? Molto buona. Buona, vero? Sì.
e sto posto è bellissimo, è fantastico. Dopo dove andiamo? Dopo a fare shopping come sempre. Siamo tornati in hotel, guardate che cosa ci hanno fatto trovare in camera quando siamo tornati. Eccola qua, è una collana di questo marchio che non conoscevo. Eccolo qua, devo dire molto molto carino questo regalino. Torni in camera e trovi questa sorpresa che non ti aspetti, che bello, è veramente molto molto bello. Lo rimettiamo nella scatolina, adesso ci cambiamo e tra un po' andiamo a nanna perché veramente siamo distrutti. Buongiorno, stiamo facendo colazione in hotel. Ciao Pupetto, buongiorno. Ciao Mishka. Mishka Topolina in sloveno. Abbiamo preso croissant, poi ho preso la macedonia, yogurt bianco con un po' di miele e adesso è arrivata anche la cioccolata calda e poi qui abbiamo altri croissant, un frutto, non so come si chiamano questi, io li ho sempre chiamati tipo ronglò, sono buonissimi, e poi per Tomas anche un po' di paninetti con la marmellata di fragole. Io sono completamente struccata, infatti poi dobbiamo tornare in camera a sistemarmi perché è veramente dormire poco ai suoi effetti e devo sistemare anche i capelli. Però prima facciamo colazione e poi è bellissimo perché oggi andiamo a visitare il castello di Praga che sta su tipo su un colle, quindi sono molto molto curiosa di andare a vedere, mi sta piacendo tantissimo questa città e mi dispiace perché domani torniamo già a casa, oggi è domenica, no? Domani torniamo a casa, però nel pomeriggio, quindi anche domani mattina abbiamo un po' di tempo per girare. Mi sono vestita e truccata, adesso sono decente finalmente, veramente, cioè questo giuppino, credete, mi piace un sacco. Anche qui c'è il segno del rossetto, io, cioè, veramente. Fantasia zero. Ho arricciato un po' i capelli, non ho la lacca, quindi prevedo che... Anzi, stanno già scendendo, non a fine serata, stanno già... E oggi, per la prima volta, ho i jeans con la calza a rete sotto, volevo provare. Qui c'è qualcuno che mette su la musica, sì. Io mi farò le unghie adesso. Bene, discoteca in stanza a Praga. Vai Pupetto! Cosa stiamo ascoltando? Faithless, Insomnia. E qua il mio cubista. Siamo pronti? Direi che siamo pronti. Ciao stanzetta! Ciao Bubetto! Ciao! Che bello che sei con quegli occhiali, giubbotto nuovo, tutto bello elegante. E siccome siamo sempre tardi, credo che ci aspettino sempre a noi praticamente. Adesso andiamo sotto, c'è il pulmino e mi sa che prima andiamo a pranzo e dopo andiamo a visitare il castello. E questa è la location dove pranzeremo. Guardate che vista meravigliosa, cioè... Sono senza parole, davvero, bellissimo. Wow. Ho preso il pesce. Wow, anatra con pancetta e burrata. Stiamo aspettando che arrivi il nostro tram. Pensavo fosse questo, no, non è questo. Guarda che bella questa cattedrale. Lepa, eh? Lepa, eh? Lepa in sloveno vuol dire bella. Lezione di sloveno numero uno. Bella, lepa. Bello, lepo. E lepa, è bella. Che bello! Che bello, assomiglia al nostro però, vero un po'? Sì, ho piccina, siamo simili. Andiamo davanti, andiamo davanti, andiamo davanti. A Opicina, tutti conoscerete la famosissima Opicina vicino Trieste. Che carino! Wow. Qualcosa mi dice che ci sarà della musica a bordo. Che forte! È bellissimo questo tram però, eh? Ah, sì. Fischia anche prima di partire, eh? Stanno sedendo tutti. Tutti che filmano questa esperienza pazzesca. Ma tanto stiamo partendo! Aiuto! Yeah! Ma che figo! Siamo
colore tipico della Repubblica Ceca, non volevo sembrare scortese. Guarda che belli quanti tulipani! E quindi proviamo. Domastro l'ha provato la bibita 70-700 gradi tipica della Repubblica Ceca. Ti sei perso un'esperienza, ti dico, quasi mistica. Stiamo per entrare nel castello, ce l'abbiamo fatta, il giro in tram era fighissimo. Questa è tipo la fila, ce ne sono due, una lì e una qua. Credo ci sia andata bene perché questa è più corta. E non vedo l'ora di vedere questo famoso castello, il tempo è ancora bello. Noi abbiamo la nostra guida privata, our private guide, a cui Tomar sta insegnando come parlare sloveno. Pupetto, fa freddo, però è bello qua. Lì c'è la cattedrale che abbiamo visto prima e stiamo entrando. Qui ci sono invece i tuoi fan. Sì, lì c'è una mia follower che io non me l'aspettavo, ma mi state fermando in tantissimi a Praga, cioè già in aeroporto io. Sì. Questa è la cattedrale che hanno fatto altissima per essere vicino a Dio. Si sta dicendo la guida che non vuole essere ripresa. E questa è l'entrata, quindi adesso andremo a fare la fila. Wow! Che bella, guardate che splendida, quanto è splendida questa cattedrale ed è così alta, guardate che colori, wow, e il riflesso, che splendore, bellissima. E ci dice la guida che ci fanno le messe, quindi si può venire a pregare qui. Infatti la messa è appena finita, ci diceva. Wow. Eccoci qua al Festival delle Streghe, e lì non so se riuscite a vederla, là c'è la strega che non la vedete più, là c'è la strega che tra un po' bruceranno, e questo è un vero e proprio festival. Oh, un altro patato, ciao patato. Bruceranno viva? Sì. E cosa stiamo facendo qua adesso? Purtroppo sì. Purtroppo, quindi stiamo assistendo al funerale di una strega, bene? E c'è tipo un sacco di gente, ci hanno detto circa sulle 20.000 persone, quindi è tipo un festone pazzesco. Noi abbiamo fame, quindi vorremmo appropinquarci verso la zona del food vista sulla mappa. E li guarda sempre me quando parla di fame. Perché? Siamo tornati in hotel, dopo il festival alcuni sono andati in un locale a festeggiare e a fare le ore piccole, noi da bravi anziani siamo tornati in hotel perché eravamo stanchi morti, e quindi io ho fatto un po' di lavoro al computer, Tomas Gelletto, lo vedete, patatone. E bonjour, stiamo per entrare in questo palco, vedete con tutti questi palloncini rosa e bianchi Dermacol, perché oggi c'è il Love Day, amore, c'è il Love Day, patato, una specie di San Valentino della Repubblica Ceca. Evviva! Bisogna darsi un bacio, dicono porta fortuna, poi dobbiamo farlo anche sotto tipo un albero. Oh, palloncini!
Non so bene cosa aspettarmi oggi, che cosa succederà qui, so solo che abbiamo... Vediamo, adesso è mezzogiorno e 10 e alle 3 e qualcosa ci troviamo vicino al pullman alle perché 3 ripartiamo. E 5 minuti. Alle 3 e 5 minuti e poi ripartiamo per l'aeroporto, quindi abbiamo un po' di tempo, vediamo un po' che cosa succederà. Ma guarda che belle sono quelle casette, tutte colorate. Mi ricordano un po' quelle di Amsterdam. Proprio bella l'architettura. A me ricorda un po' la casa dello studente. Quale? A Lubiana. Tommaso è fantastico. La casa dello studente a Lubiana. Beh, è vero, però è molto simile come architettura. E questa è l'area VIP. Ci hanno dato questi braccialettini. Quindi adesso entreremo nell'area VIP. Dopo che Pupetto mi ha fatto delle foto strafighe con tutta la vista su Praga. Anche lui si è fotografato con tutta la vista strafighe su Praga. E adesso andiamo a vedere un po' che cosa c'è in quest'area. Tipo concertini, che carino, però è bello che abbiano tutti questi parchi così carini. Sono parcheggiata in aeroporto, stiamo tornando a casa. Quello è un altro acquistino che ho fatto qui in aeroporto, magari vi faccio un video haul. E ho appena comprato un pacchetto di Skittles e un'acqua naturale. È difficile perché non so i prezzi di niente qui praticamente, quindi devo tutto chiedere. Ma quanto è in euro? Ma quanto è in euro? Ho visto anche un pacchetto di Smarties che però tipo ha tutto un altro nome rispetto all'Italia. E qui siamo al gate C2, praticamente dobbiamo continuare verso il gate C15. Sono parcheggiata qua perché Tomas è andato un attimo in bagno. E mi dispiace molto lasciare Praga perché è una bellissima, bellissima città, ma insomma ci saranno sicuramente altre occasioni, magari proprio con Dermot l'anno prossimo per tornarci. E niente, adesso ci imbarchiamo e torno dai gattoni, che bello! Qualcuno qui mi ha rubato il cellulare e gioca a scopa. È bello, eh? È bello rubare il cellulare, complimenti. Siamo in viaggio, come potete immaginare, c'è stata un po' di turbolenza, me lo sono quasi fatta sotto. Io detesto gli aerei, dovete sapere che gli aerei peggiori quando hai paura di volare sono quelli con questa elica, perché sono i più piccolini e sono quelli che tremano di più. Quindi all'atterraggio, e infatti sta succedendo anche adesso, quindi durante l'atterraggio, prima dell'atterraggio, quando passi in mezzo alle nuvole e c'è un sacco di aria, vuoti d'aria, io me la faccio letteralmente sotto ed è successo. Quindi questi aerei sono i peggiori perché si sente qualsiasi vuoto d'aria, qualsiasi turbolenza e tremano un sacco. Invece quelli migliori sono quelli grandi, stagni, che neanche la turbolenza più forte quasi non la senti. Invece questi, quando vedo gli aerei con le eliche, mi prende veramente malessere. Però sono le 7 passate e dovremmo arrivare 7 e quando dobbiamo arrivare 7:15. 7:15 se non sbaglio, quindi diciamo che non manca ancora tanto, anzi penso che abbiamo già iniziato la discesa. E siamo finalmente tornati a casuccia, sono quasi le 10 e qui c'è Gano River. Aspetta che accendo la luce. Gano River! Ciao! Fai ciao ragazzi! Ciao a tutti i miei fan! Io sono il gatto più famoso che c'è! Ciao! Ti dai bacini lui! Mi dai bacini! I bacini! Sì! Amore mio, un gattino! Ciuto bianco! Seduto bianco! Seduto bianco! E la gatta? E la gatta? Gatta stellina! Gatta scoiattolina! Sbronfate! Lei si stende così e aspetta che io la coccoli. Ma gatta stellina! Anche tu mi sei mancata, gatta stellina. Gatta stellina. Ah, gatta stellina. Sì, gelosone. Sì, gelosone. Tu mi sei mancato di più. Sì, gatto patatone. Mamma mia, questo pane. Ah, e la gatta scoiattolina. Lei la gatta stellina. La nostra anzianotta che fa 8 anni a luglio. La gatta. La gatta. Tu sei gelosone! Oh sì, anche tu. Bravo, bravo Garunem, bravo! Voglio farvi vedere una cosa. Tataran, tataran, l'articolo che è uscito su Cosmopolitan, che è uscito il 22 di aprile, ma è il Cosmopolitan di maggio, e c'è un articolo su di me!
Yeah, con una mini intervista, poi parlano delle youtuber e mi ha fatto molto piacere, carino, ho preso tipo 76 copie, una roba del genere. Qui stiamo preparando un piatto di spaghetti alle 10 di sera, ma qualcosa dovremo pur cenare e domani Tomas lavora, io filmo, quindi dobbiamo anche andare a dormire presto. Vi prego, ditemi che non sono l'unica che perde le ore a guardare questo tipo di video. Io amo, amo lo slime, ho fatto un mega ordine da Etsy, sto aspettando che mi arrivi. E cioè, specialmente il crunchy slime, il butter slime, oh my god, impazzisco letteralmente. Cioè, questo rumore mi fa impazzire, adoro. Gatto Denver, che cosa c'è, Gatto Denver? Che mi chiami, che cosa c'è? Sì, le valigie sono ancora qua, ma noi adesso le apriamo, le svuotiamo. Sì, non ripartiamo, stai tranquillo, quello quando vede le valigie ha sempre paura che vada via. Che bravo, il mio gattino tutto bianco, che bravo. È sempre triste lasciare un posto che ti è piaciuto così tanto, come in questo caso Praga, ma è anche sempre bellissimo tornare a casa propria nel nostro lettuccio. Quindi, niente, andiamo dando un bacio. Ciao ragazzi, ciao, buonanotte.